Allora, mi dica com'è nata quest'opera, l'idea, come l'angelo più grande del mondo, in vetro? Niente, sono diciamo 2 anni che ci lavoro un po' sopra come disegno, anche se io principalmente difficilmente disegno il pezzo prima di farlo. E è stata un po' evoluta in questa forma per purtroppo per piccole esigenze di tempo un po' ristretto, è stata un po' modificata, però cercando sempre di dare una forma a quello che avevo già in testa di esibire. Un grande lavoro, tanta fatica a tirar su strutture in ferro che pesano il peso di una persona, tanti amici mi hanno aiutato, quello sì, e niente, ho creato appunto quello che avevo in testa, che come ripeto si evolve man mano perché io non faccio disegni, ho un'idea in testa di quello che voglio realizzare e quello poi che viene fuori, lascio che il vetro sia il vetro stesso che si metta nelle giuste posizioni. Qual è stato il pezzo più difficile da creare, visto che tecniche differenti? Diciamo la fusione delle ali, perché ogni ala è ricavata da dei blocchi di vetro che vengono tagliati, vengono lavorati a forma d'ala, vengono incisi e poi assemblati assieme in forni di cottura che restano 48 ore, ogni pannello diviso ovviamente come si vede in pannelli, ogni pannello diviso in blocchi e fusi assieme. E quella è la difficoltà, perché il vetro purtroppo tecnicamente crea delle tensioni interne e lì giocare con i tempi, tanti errori, c'è sempre un'evoluzione anche nella mia esperienza, questo mi ha dato tanta esperienza. Va bene.